Adesso ascoltatori, siete con la sigla, voglio parlare sulla sigla, subito, perché oggi non mi fermo più. Sì. Allora, forza e coraggio, sono a casa. Sì. Allora, come state? Bene, grazie. State, voi sapete che questa sera su Rete 4, amici ascoltatori, c'è la super finale di Genius alle ore 21, guardatela tutti, perché se faccio un botto di Auditel, magari poi mi passano, mi fanno fare un programma sui monumenti. L'avete letta questa notizia? Farò un programma sui monumenti. Sì. Allora, colpo di scena, la 1, la 2 o la 3. Cosa? Allora, porca puttana. Bene, Mike. Date, ma un'unghia incarnita e ho dato un calcio, sapete? Sì. Succede ogni tanto. Lo so. Allora, come va la vostra parodia? Bene, che fate, grazie, della mia trasmissione? Bene, ci divertiamo, Mike. Sì. Lo sapete che la parola parodia deriva dalla parola greca stopardos. Lo sapevate? Che vuol dire? Vuol dire rompimento di maroni, amici ascoltatori. Ma lo sapete chi ho al telefono con me? No, adesso chi? Vi scioccherò. Sì. Dice, un cantante che ho lanciato io. Pensate che quando lui iniziò da ragazzino, io già avevo 62 anni. Amici ascoltatori, signori e signori, all'altro capo del telefono c'è Gianni Morandi. Ciao Mike, buongiorno, che piacere sentirti. Adesso Gianni stai un po' esagerando, insomma, questa confidenza mi dai del tu. Abbiamo mai mangiato la papa insieme noi? No, ma Mike, hai detto tu che ci conosciamo da un sacco di tempo. E vabbè, mi ricordo, hai ragione, i tuoi grandi successi, come no, Cuore matto, Una lacrima sul viso, Lisa dagli occhi blu. No, scusa Mike, guarda che Cuore matto è di Little Tony, non è... Ah, è di Little Tony? Eh sì, Mike. Davvero? Eh sì. Allora salutiamo caramente Little Tony, che sicuramente dal cielo ci sta guardando. Ma come? Ah no, ma quale cielo? Mike, Tony è vivo, è vegeto, è in tournée, sta facendo mille serate. Colpo di scena, amici, ascolto. Mamma mia, che raspata si è dato Little Tony. È davvero vivo. Ma gli hai allungato la vita, Mike, a parlare così, dai. Allora, caro Gianni, hai fatto un grande successo in televisione, Sì, Mike, mi hai anche telefonato, non ti ricordi? Sì, però mentre ti telefonavo io guardavo le 5 giornate di Milano, lo sai, perché insomma mi ricordano la mia gioventù, quando si stava in mezzo alle barricate per liberare Milano, Cologno e Segrate, ed ero un bel giovanotto con la mia bella divisa bianca. Amici, ascolta. Ah, guarda, c'è un po' di confusione, quelli con la divisa bianca erano gli austriaci, vai. Ecco perché non mi capivano, Vabbè. Gianni, ascoltami. Allora, la 1, la 2 o la 3? La 4, colpo di scena, fiato alle trombe. Ho detto tutte. Gianni, ascolta, ma corri ancora? Ma sì, mi piace tenermi in forma come te, caro Mike. Quindi adesso m'hai smesso col nandrolone Aleppo? Ma cosa stai dicendo? Ma quando giochi con la nazionale, insomma, ne fai ancora uso? Perché le uniche sostanze che uso io sono tagliatelle, quelle di mia zia, quelle sì che sono stupefacenti, le tagliatelle. La tua zia, mi ricordo, l'ho vista sul palco, è vero? Ti ha raccontato la zia? Anche sul palco, ascoltami Gianni, tua zia, quella che era sul palco, tu lo sai che una volta io sono venuto a Monghidoro per uno spettacolo, e tua zia, insomma... No, Mike. Sicuramente lei è una tua ammiratrice, Anche di più, cara. No, Mike, no, Mike. Ascoltami mai, Gianni. Mike, guarda che è sposata mia zia, Lo so, me lo ricordo ancora il becco, No, Mike. Ascolta Gianni, ma come ti sei trovato da noi in Medias? Ma devo dire molto bene, è stata una serata bellissima, bene. L'abbiamo vista, insomma, così è stata bella. Comunque fai bene a restare lì, hai visto il Rai cosa succede? Vuoi fare un appello a Pippo e a Cataneo magari affinché facciano pace di qualcosa che fosse... Ma io credo che Pippo sia un tale monumento che debbano assolutamente fare per forza pace con Cataneo, dai. Sai che Cattaneo un giorno disse, ma forse la Rai può fare a meno, può fare a meno anche di Pippo Baudo, vai, non esageriamo, dai, perché sennò si può fare a meno anche di Cattaneo, Cosa hai detto, scusa? No, non ripeto. È una cosa interessante questa, si può fare a meno
di Cattaneo. No, lui ha detto che si può fare a meno di Pippo Baudo. È chiaro che si può fare a meno di tutti, alla certo. fine si può fare a meno anche di Cattaneo. Come dice il proverbio, tutti sono umili e nessuno è indispensabile. Non è no, era utile. Solo Mike è indispensabile. Solo Mike è indispensabile. Comunque già nel, prima di salutarti, volevo che tu mi confermassi questa notizia dell'ultima ora, che tua moglie Anna, che hai sposato da poco, farà un calendario. No, è vero? Sì, no, devo confermare, perché farà un calendario, ma non da sola, ci sarà la Lecciso, naturalmente, solo Loredana, non la sorella, e ci sarà anche la moglie di Fiorello, Susanna, sì. Hai capito? E saranno in tre, e nel pagilone centrale ci sarò io in mutande, ecco. Gianni, sono Fiore. Oh, tu adesso mi dici chi ti ha detto questa cosa qua di mia moglie che fa il calendario? No, mio, a me me l'hanno confermato. Susanna, come l'ha Lecciso? No, davvero, sembra che sia un calendario. Non me lo devi dire. Un calendario già prenotato in migliaia di coppie. Minchia, mia moglie appesa nel Fiorello fa rima con Otello ora. Non ci posso credere, ma io schifo per un cazzo. Signore e signori, con noi Gianni Morandi. Ciao Fiore, ciao a tutti, ciao Baldini. Ecco, ciao Gianni. Ciao.